Prima di iniziare questo video, devo ringraziare il sito YarnDom, che vi lascio il link qui sotto nelle descrizioni, perché tutte le informazioni che adesso vi andrò a dire le ho estrapolate da quel sito e mi hanno dato il permesso di fare questo video. A cavallo degli anni 60-70, Sveinbjörn Beitinsson fondò l'islamica Asatruafelajid. Spero di averlo pronunciato giusto. È proprio durante questa fondazione che nacquero le nove nobili virtù come cardine di tutta la corrente etena moderna, possiamo dire. Queste nove nobili virtù sono coraggio, verità, onore, fedeltà, disciplina, ospitalità, operosità, autostima, perseveranza. Il coraggio è una delle componenti essenziali della vita. Senza di esso ovviamente molte decisioni non le prenderemo, senza di esse non affronteremo realmente la vita. Però questo non è da confondere con autolesionismo oppure con esibizionismo. Il coraggio è una cosa molto più profonda. Il coraggio è abbandonare anche gli schemi di questa società che ormai è malata, che ormai sta morendo, e ritrovare in sé i propri antichi valori, per riportare così l'uomo ad essere chiamato tale con la U maiuscola. La verità è una delle armi più estreme che abbiamo nella vita ed è molto molto difficile carpirla, perché siamo abituati a mentire di continuo ormai, siamo abituati prima di tutto in primo luogo a mentire a noi stessi. Quindi coltivare la verità è un obbligo morale che abbiamo verso noi stessi e poi verso anche gli altri, perché essere sinceri è il primo passo che rende l'uomo libero. L'onore ormai è una parola che viene abusata di continuo oggi come oggi, viene abusata per scopi futili, per cose che non c'entrano realmente nulla con l'onore. Essere onorevoli vuol dire anche meritare fiducia, ma a chi possiamo dare fiducia realmente oggi come oggi? La fedeltà, se ci pensiamo insieme all'onore, alla verità, la fedeltà è una delle cose più difficili e più ardue da vedere oggi come oggi. Pensiamoci sinceramente, si riesce ad essere fedeli a se stessi molto ma molto difficilmente, figuriamoci verso gli altri. La fedeltà non è un optional, una volta data bisogna perseguirla fino alla fine e può capitare che si riponga fiducia in una persona sbagliata, però tradire a priori è ancora peggio, perché questo porta nel mondo dell'infamia e una volta che sei lì dentro non ne uscirai più. La disciplina. Beh, la disciplina è ciò che regge tutto, è il punto cardine, senza di esso tutte le altre virtù verrebbero a mancare, perché la disciplina è una cosa che ti forgia, che ti sorregge, che ti rende uomo realmente, che ti rende umano. Sviluppare la propria disciplina è una cosa fondamentale, perché se ti fermi, alla fine, dove vai? Cosa concludi? L'ospitalità. Se noi pensiamo ai popoli antichi, l'ospitalità è una cosa sacra. Persino l'ospite era considerato sacro dagli dèi, a meno che non rimanesse più di 3 giorni. Però non dobbiamo considerare l'ospitalità come un mero scambio di qualcosa. Non bisogna ospitare aspettandosi un qualcosa in cambio. Operosità. È inutile aspettarsi che le cose accadano da sole. Le cose vanno costruite, le cose vanno perseverate, le cose vanno ottenute con le proprie forze. Se ci pensiamo, ogni secondo che passa è differente. Noi non siamo più la persona, per esempio, che ha iniziato a vedere questo video. Noi cambiamo ogni secondo che passa. Persino gli alberi, per quanto immobili ci sembrano, crescono, si muovono. Quindi meglio rimboccarsi le maniche e costruire qualcosa piuttosto che rimanere fermi, qualsiasi sia l'ambito in cui operiamo. Autostima. Fin da bambini ci dicono che non possiamo raggiungere tali obiettivi, che non possiamo essere come quello, che non dobbiamo fare come quello. E tutto questo impedisce ovviamente durante la crescita che crescano delle persone pensanti, con una volontà propria,
che decidono e che criticano con la propria testa. E tutti noi serviamo qualcosa, anche se a volte ci capita di autodirci, quindi di pensare faccio schifo, non valgo a niente. Non è così. Ogni essere, per quanto ripugnante possa essere, appunto, ha uno scopo in questa esistenza. Ed è dunque per queste cose che dobbiamo alimentare l'autostima, per far sì che emerga il nostro spirito vero, la nostra forza interiore. E come ultimo, perseveranza. Lo dice la parola stessa, andare avanti, sempre e comunque, qualsiasi sia l'ostacolo, rialzarsi sempre. Però dobbiamo dirci sinceramente che la perseveranza non è una cosa innata, è una cosa che sviluppi dai tuoi errori, dalle tue delusioni, dai tuoi fallimenti, fino a quando un bel giorno sentirai dentro di te come una voce che ti dice non mollare, vai avanti, non stai sbagliando, non è tutto finito, continua, vai. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito nuovamente a visitare il sito The Yard Dom e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per altre curiosità dal mondo norreno e commentate, lasciate like, lasciate pure opinioni su quello che vorreste vedere qui sul canale. Dal clan del Vichingo è tutto per adesso, ci vediamo al prossimo video clan.